l'arte, filmare l'arte è filmare un mondo che sta nella testa dell'artista. E ogni volta atterri su un pianeta che ti dice cose che neppure pensavi. Ecco, Fontana sotto questo aspetto è stato veramente magistrale. Chiaro, il film è vecchiotto sotto un certo aspetto, ma sotto l'aspetto tecnico, ma non contenutistico, perché illumina in modo ancora efficace quello che è stato il pensiero e il mondo di Fontana, che è complesso, non è molto semplice, perché uno si ricorda di Fontana soltanto il famoso taglio. In realtà Fontana va oltre a quello, usa quello ma per andare oltre, come proprio è un iniziatore di viaggi cosmici, ecco, diciamolo così. Cioè, non voglio approfondire per non banalizzare, cioè mi ha dato la forza di lavorare con Nanda Vigo, che è un altro personaggio tostissimo. Esiste, pensate, una foto di lei al bar Giamaica, nell'epoca, in quell'epoca, quando lavoravano Lucio Fontana, Piero Manzoni, eccetera, eccetera. Ecco, unica donna fra una quarantina di maschi artisti. Per me questa è Nanda Vigo, perché per una donna è stato difficilissimo muoversi e imporsi in quell'epoca e in quel mondo totalmente maschile. Ma lei lo dice anche con... non pensava che potesse esistere un mondo d'arte al femminile e uno al maschile. In realtà allora l'arte era dominata esclusivamente da uomini. E lei ha aperto la strada. Le donne artiste le devono tantissimo a Nanda Vigo. Bussò alla porta, dice vieni, e mi siedo, dice io devo lavorare. E intanto parlava e mi raccontava le cose. E dopo un quarto d'ora mi fa, prendi con la tela, portami questo, fai quest'altro. Insomma, sono diventata il ragazzino di bottega, che ero ancora abbastanza una ragazzina. Non avevamo il concetto, non riuscivamo a capire cosa sarebbe successo dell'arte e dell'evoluzione dell'arte, per un grande pubblico, ma lui aveva già tutto netto, tutte precise queste sensazioni e me le aveva trasmesse, però non mi ero accorta al momento il valore di questa spinta, di questa forza del Lucio, grande, grandissimo Lucio.